Fino ad oggi, per fare degli scherzi ad Anna, abbiamo sempre utilizzato l'invisibilità. Sì, ma così sono bravi tutti! Ve lo dico io! Invece, per riuscire a far passarsi inosservati con questo aspetto, beh, sarà un bel po' più difficile. Oggi, livello extreme di spiaggio, eh? Che ne dite? Farò finta di essere pietra per seguire Anna. Sarà molto, molto più difficile rispetto ad essere invisibili, ma confido di potercela fare. In questo momento, io e lei siamo insieme, come al solito, su TeamSpeak, dove parliamo, ok? Lei mi ha detto che sta per andare in miniera per scavare un po' di materiale, ed io ho intenzione di aspettare che parta e poi seguirla. Per evitare che possa vedermi finché non siamo ancora in miniera, perché ovviamente noi possiamo seguirla camuffati solo se c'è della pietra. Noi siamo di pietra, ora siamo invisibili, ma siamo di pietra, mica di erba. Quindi dobbiamo aspettare che lei vada in miniera. Una volta che scenderà in miniera, allora potremmo seguirla. Ed eccola lì, puntuale come un orologio svanunato. Ok, perfetto. Adesso, una volta che saremo in miniera, ovviamente mi toglierò l'invisibilità. Avrei potuto andare in livello ancora più extreme e seguirla già da subito da pietra non invisibile, però ho scelto di utilizzare un livello intermedio. È caduta? Sì che è caduta, brava Annina, coraggiosa, eh? Ho fatto bene ad aspettare un attimo. Ok, adesso parte la sfida. Per un attimino è successo, mamma mia. Mi fai gli scherzi che torno indietro? Mi stava per scoprire proprio tanto. Non va bene. Calmi, adesso dobbiamo, secondo me dobbiamo fare da adesso, perché altrimenti non iniziamo più. È pauroso, ma dobbiamo farlo, vada come vada, ok? Bere il latte è una cosa piuttosto rumorosa, ma potrebbe tornare indietro. Allora, shiftiamoci, così non facciamo vedere che ci siamo. E se lei ci passa davanti, ovviamente dobbiamo essere molto cauti, perché siamo abbastanza invisibili. Cioè, se ti vedi da così, no? Mi camuffo bene. Cioè, non si può dire che io sia visibile. Sono abbastanza invisibile, ma non quanto... Non ci posso, che qua se mi guardava mi vedeva però, qua mi vedeva perché io mi sono mosso. E ho capito, ma è difficilissimo. Poi mi sta venendo un'ansia che sto iniziando a sudare sette camicie, perché non so mai quando tornerà indietro. E se lei mi vede muovermi, ovviamente, ecco, secondo me ora mi ha visto. Ma tanto, ma porca miseria, dai, qua mi ha visto, sicuro mi ha visto. Che figura, che figuraccia, che figuraccia. Però non sta dicendo niente. Ma è strano. Cioè, lì. Per forza, ma vi. Non può non avere. Dai, ero davanti a lei, stava guardando dritto. Però non sta dicendo niente. Non si è nemmeno smutata al microfono. Vabbè, riproviamoci, dai, riproviamoci. Perché non è mica detto, sai. Cioè, perché io sottovaluto la mia invisibilità. Ma se tu guardi da così, no? Cioè, da lontano. Perché ora sì, da vicino così una roba che si muove la vedi. Ma da lontano, no? Tecnicamente. Pure con la cobblestone mi camuffo abbastanza bene. Lei questo ha visto. Non è così visibile, Non lo è mica. Secondo me, anzi, è abbastanza nascostissimo. Ah, il nome, non vi ho detto, il nome non lo può vedere. Il nome è nascosto. Sono riuscito a trovare il modo di nascondere il nome. E tecnicamente quindi lei è l'unica cosa che vede. E se mi muovo piano non dovrebbe... Qua è completamente invisibile. Qua non si vede nulla. Nulla. Nulla di nulla. Proprio nulla. Se sto in piedi ancora meno. Però sei shiftata. Non è che poco poco sospetta qualcosa. Però avrebbe parlato, mi avrebbe detto: oh, ti vedo, che fai? Non l'ha detto, quindi vuol dire che non mi vede. Io sono... No, non mi vede, non mi vede, non mi... Qua è invisibile. Cioè sono... Non mi devo muovere. Non mi devo muovere. Dai. Dai, così, ma mi puoi essere. Ma che cazzo? Ma che sei tu? No? Che cosa sono io, scusa? Cosa? Allora, stavo in miniera, ti ho detto che stavo in miniera. Sono uscita dal tunnel e sono andata a sbattere contro qualcosa di invisibile, dopodiché ho preso danno. Ma come qualcosa? Ma sei scema? Scusa, ma... Ma che? Scusa, tu non mi avevi visto! No! Come cavolo è possibile? Mi sono mosso, ti ho spinta! Io ho l'illuminazione tutta buggata qui sotto, quindi tipo vedo un sacco buio. Oh e mio cosa Dio! Che ho paura qui sotto! Cioè io mi sono sbugiardato.
Dai però, ma pure tu, ma c'hai gli occhi sbanunati, ma ce li hai gli occhiali? Te l'ho detto, io ho tutte le luci sbaggate qui sotto, infatti sto rimettendo tutte le docce. No, ma tu non hai idea, io adesso mi sento malissimo, perché io ho dato per scontato... Pensavi che te l'avevo visto? Io non ho continuato. Ma che t'ho visto? Non vedo niente qui. Io devo continuare, porca miseria. Devo continuare, invece che mi tonto, sono... tonto, è inutile che adesso se te ne vai poi... Cioè adesso dai, vedo. Non ci posso credere, ero perfetto. Ero perfetto e io ho dubitato di me. Perché io ho la luminosità a palla invece. Poi nel video l'aumento ancora di più. Quindi io vedo tutto, ma tu non mi avevi visto. No, seria. Ti ho detto che, cioè io non vedo niente, cioè, pure la lava è buggata a me, non fa luce neanche la lava. Quindi praticamente tu neanche quando siamo andati a sbattere l'uno con l'altra hai sentito che sbattevi contro qualcosa, ma non mi avevi visto. Esatto, esatto. E poi qualcosa mi ha preso a pugno. Allora ho detto, può essere che c'è là qua sotto che sta facendo un'altra delle sue. Vabbè, ma io t'ho preso a pugni perché ero sicuro, sicuro che ormai mi avevi visto. Porca miseria, non ci credo. Vabbè, vieni con me, vieni, ormai mi hai visto. Vieni con... Aspetta, sto prendendo del ferro. Vieni con me, arrivo. Vieni, parla forte, maledetta. Che sono? Oh, dobbiamo fare una roba importante. Allora, mi raccomando, non perdermi di vista, visto che dici che non vedi un piffero. Sono vabbè, qui, io salgo su. Qui, sì, brava. Sì, sì, sì. Ok, guarda bene, questo qui sono io, ok? Questo. Ti puoi mettere un'armatura, ce l'hai. Un'armatura, ottima idea. Così sono visibile e evidenziato, eh? Ok, allora perché ti sto portando di sopra? Perché dobbiamo fare una roba importante. Dobbiamo andare alla ricerca della fortezza dell'End. È arrivato il momento non di affrontarlo, ma di scoprire dove sta. Comunque sull'illuminazione buggata c'hai ragione. Perché vedi, la metà delle... si vede un tu... la metà delle torce non funzionano nemmeno a me. Quindi è terribile, eh? Hai ragione proprio. Te l'ho detto. Comunque quindi oggi cerchiamo solamente la fortezza. Sì, tipo questa torcia qui, guarda. Cioè è accesa e non illumina. Lo so, io infatti, cioè, ti rendi conto che ogni volta che entro per giocare devo rimettere tutte le torce di casa mia? Perché la snapshot fa schifo, ma ma speriamo che la aggiornino in fretta, perché dobbiamo mettere la prossima versione, speriamo sia migliorata, perché guarda, speriamo. Tutte le lanterne qui sono tutte spente, è impossibile. Comunque, c'è un creeper vicino alla mia cassa dei provviste. Vai. Come vai? Dove? Ammazzarlo? Uccidi il creeper. Ci penso io, non ti preoccupare. Spero di non colpire il mio ciuchino però. Aspetta. Perfetto. Allora, come puoi vedere qui non soltanto c'è la mia cassa, ok, delle cose importanti, che c'è anche è migliorata. Il tuo nuovo ciuco. Brava, c'è il mio nuovo, l'ho chiamato Anna, ok? Ehi, ma stai scherzando? No, si chiama davvero Anna. Perché? Dai. Perché, scusa, se un asino non vedi le cose, cioè, c'hai uno che è pietra da 3 cm dal naso, non lo vedi, non lo so, o asino o asino senza occhi, eh. Aspetta, attenzione. Cattivo. Stai attenta a non andare troppo lontano. Bravo, bravissimo. È morto l'asino. L'hai ammazzato, bravissimo. Com'è possibile? Ti hai tirato una freccia. Ma sei sicura che non l'hai ammazzato tu? Ti posso assicurare che no, non l'ho ammazzato. Dai, io, ma può ammazzato essere lo che... zombie. Oh, io mo ti sparo a te. Ma può essere che ogni volta che succede qualcosa. Mamma mia, cioè, ogni volta che registriamo questa serie mi muore o qualcosa, mi si distrugge la casa. Sempre qualcosa di terribile. Sei un danno. Non serviva, si chiamava Possiamo Anna. Usare l'alpaca, allora, comunque. Stai buona. Come potete vedere qua dentro ci sono un sacco di cose intelligenti. Per esempio gli occhi dell'Ender, che servono per attivare il portale dell'End. Poi abbiamo un po' di pozioni, due archi, che ci ho pensato io a mettere questi due archi, perché altrimenti aspetta e spera. E poi un po' di mele d'oro e mele d'oro super potenti, ok? Adesso, okay. Noi non dobbiamo andare ora a prendere il drago, a ucciderlo, ok? Quello lo faremo tutti insieme, ma voglio andare a cercare la fortezza dell'End per vedere se riusciamo a trovarla. Sei pronta? Quindi ci portiamo solamente le Ender Pearl? Soltanto le perle dell'End, e i resti del mio asino li lascio dentro la cassa, perché mi fa tristezza portarmi appresso. Porca miseria però, Anna, se mamma ti mia. Se posso prestare il mio cavallo. Non lo voglio il tuo cavallo, vado a piedi, porca di quella cutretto, le parto pure di notte. Almeno prendiamo un lama. No, tanto i mostri, guarda, sono sbanunati come te, siccome sono di pietra non mi vedono, vedi? Ammazzano te. Ah! Mamma mia, che paura che ho preso, mi sono cacato addosso, mi è venuto addosso quel fantasma là terribile. Allora ho cambiato idea, aspettiamo il mattino, va tanto bene? Sta arrivando. Ah, mi sa che devo fare un altro asino e chiamarlo Lion, perché queste qui non sono quelle per trovare la fortezza. Io sbanunato e tu peggio. Queste sono quelle pure io. Per teletrasportare. Sì, l'hai detto pure tu 3 ore dopo. Servono le altre, servono.
sporca di quella cutrettola enderperlata. Aspetta, che ci penso io. Vado lì. Ma sei finita dentro il villaggio? Non ti preoccupare, che sono il mastro della perla. Adesso prendiamo gli ender eye, che sono quelli giusti, ok? Sono questi, non le perle. Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 12. Dici che bastano sia per trovare la fortezza che per tappare eventuali buchi? In teoria li puoi recuperare. Se sei abile che non li perdi, bastano. Ora, giusto, seguimi, perché ho visto che la fortezza è in questa direzione, verso casa di Alex. Mo si scopre, okay, che la fortezza è sotto casa di Alex e possiamo bucarla per arrivare alla fortezza. Vabbè, sarebbe non bellissimo. Si distrugge la casa di nessuno. Vabbè, quella di Alex sì, però è l'ultima volta, vabbè. Ricordati che l'abbiamo visto mentre lo spiavamo avere un sacco di passaggi segreti, lo Zozus. E sai cos'altro? Quando gli ho detto che l'abbiamo spiato, mi ha pure detto che non dobbiamo spiarlo perché lui ha dei segreti che non possono essere rivelati. Capito? Ah, pure. Sì, quindi secondo me se gli esplodiamo la casa è più che meritato. No, comunque, perché la casa è anche di Giorgio. Sì, lo so, ma anche Giorgio gli fa piacere se gli rompi la casa, Giorgio. Non credo proprio. Ma te lo dico io, tu corri comunque, che ne abbiamo da camminare secondo me. Ci sono. Allora, tecnicamente dovremmo esserci, mi sembra di sì. Infatti, vedi che la perla è sprofondata? Sì. E qua ce n'è un'altra, eccola, l'ho trovata l'altra. Bravissima. Allora, qui scaviamo e scendiamo dritti per dritti sotto, va bene? Scavati un buco. Non hai nulla mai? Vabbè. No, solo la pala, però non ti preoccupare. Sei proprio una poverona, guarda. Scendo io e una volta che scendo tu ti butti e ci muori, va bene? Ma sei matto, sto scendendo ci sono anch'io. Oh mio Dio, siamo già dentro, proprio di dentro. Già? Sì, siamo arrivati dentro. La cosa curiosa è che qui le torce funzionano, non si sono buggate. Sei morto, stai bene? Oh, alleluia, okay. Sì, sto bene. Allora, adesso non ci rimane altro da fare che trovare il punto preciso dove c'è il portale dell'End e sperare che dentro il portale ci siano già almeno due ender eye, ci devono già essere piazzati, ok? Speriamo, ma di solito ce ne sono anche di più, no? Di solito ce ne sono abbastanza, il problema è che non puoi mai metterci la mano sul fuoco. Io ci tengo a fare questa cosa insieme a voi ragazzi, perché è un po' il nostro mondo, il mondo di tutti, l'abbiamo creato tutti insieme. E distruggere il drago alla fine è la cosa più, come si dice Anna, più importante, no? Brava, eccola là. Anche distruggere la fortezza è una cosa piuttosto importante, ma magari non è il momento, Ma sto cercando anch'io, sono scesa di più io. Ah, ci sei riuscita, invece io no, però forse ho capito dove sei andata. Sei andata di qua? La fortezza è un pelo compromessa. Davvero, tipo c'è la lava dentro? Sì, esatto. Immaginavo, e qua ci sono zombie, però ci sto arrivando anch'io dove sei tu, mi sa, Mi sa che Prova, ho capito. Ho sentito una porta, forse sei vicino. Non sono io che ho aperto una porta, non so chi sia stato, ma Come non sono no? io. No, non sono io, non sono io, mi dispiace. Ho sentito anche qualcuno raccogliere l'esperienza. Ho trovato il portale! L'hai trovato? Mia. Sì, è pieno di silverfish. Riesci a vedere? No, il nome non lo puoi vedere perché l'ho tolto, no. Porca miseria. E allora non lo so. No! C'è solo una. Che sfiga, che sfortunia! Una sola! Sì, una sola, e noi ne abbiamo 10, quindi non ne abbiamo abbastanza. Vabbè, tanto miseria. Rimuovo lo spawner. Aspetta, io ne ho 2. Davvero? Sì. Allora non ne abbiamo perso nessuno, perché io ne ho 10, tu ne hai 2. Comunque sei qua, Qua, dove? Anna, dietro, qui, sì, davanti. Qua? Davanti! Qui! Sì! Brava, vedi? Ah, qui. Ecco, ti vedo. Ole. Allora, adesso che abbiamo tutti gli ender eye possiamo attivarlo. Sei pronta? Lo ok, facciamo? Sono pronta, arrivo. Ma non so se farlo adesso però, perché tecnicamente l'attivazione del portale è un po' una cosa che, cioè, parte dell'uccisione del drago. Vabbè, quello è vero. Mettiamoli. Okay. Mettiamoli. Metti tu anche gli ultimi Fanno due. Fanno suonini strani. Sento, vai. Wow. Non... Porca cutrettola, prima non lo faceva sto babà. Io non mi ricordo che facesse tutti questi suoni. Bello. Allora, entrare non entriamo, no, ok? No, grazie. Prossima volta. Per questa volta è tutto, non so ancora se lo faremo in live o in video, perché con le live ho avuto dei problemi, non riesco più a farle, non so perché, ma vabbè, nel caso poi ve ne parlerò meglio. Per questa volta però chiudiamo qui. Spero che tu sia stata abbastanza sbanunata con la questione della pietra. Io mi toglierei sì, anche... Sì, lo sono stata per colpa delle luci. Sì, per colpa delle luci, certo. Non perché hai degli occhi sbanunati. Mettila! Ma per questa volta è tutto. Fammi levare dalla lava prima che mi ci butti. Bravo. Lion e Anna, out! Ciao!